Bandierina alzata, c'è il fuorigioco di Lucas Moura. Palla girata sulla fascia. Prova a servire profondo il compagno. Aubameyang! E mette dentro il gol che vale doppio. E doppia è anche la frustrazione del portiere verso i propri compagni per non averlo protetto a sufficienza. E possiamo rivedere l'azione che ha portato al gol. Tutto è partito da questo cross. Davvero un'ottima assistenza per il compagno. Una conclusione potente che si è infilata alle spalle del portiere. Non poteva fare molto da quella distanza. Højbjerg. Si è sbarcato con gran classe qui. E qualità. C'è spazio per lui. Esulta per questa rete che vale due punti. L'allenatore avversario starà masticando amaro. Non credo sia contento della prestazione dei propri difensori qui. Palla recuperata dagli avversari. Conserva palla, vanifica l'intervento di pressing. È riuscito a superare il proprio marcatore. Svetta con un intervento prodigioso il portiere. Grande riflesso qui del portiere. Crossa nel mezzo. Attento qui il difensore che allontana. Coraggioso il tentativo dell'attaccante, pallone che termina largamente sul fondo. Beh, ci ha provato, non era facile colpire al volo e indirizzarla verso la porta. Da apprezzare comunque il coraggio e il gesto tecnico. Aubameyang, David Luiz. Può colpire da lì. Cercano di aprire la difesa avversaria. Aubameyang. La allontana Alderweireld. Palla gestita male da Aubameyang. Kane. Occhio a Kane. Prova ancora il Tottenham lateralmente. Kane. Può segnare da lì. E c'è il gol che vale doppio. Comprensibile la loro gioia. Difesa poco attenta nell'occasione, eh? Devono fare meglio se vogliono evitare altre brutte sorprese. E la messa è una conclusione ravvicinata, abbastanza semplice, ma forse solo apparentemente. Bisogna farsi trovare pronti e metterla, e lui c'era. Ci saranno da recuperare due minuti. Lucas. Lo Celso. Apertura per Lucas Moura. Pallone riconquistato agli avversari. Pallone spazzato via bene dalla difesa. Arbitro che manda tutti. Arsenal che dà il via alla ripresa. Vediamo se questo secondo tempo sarà sulla falsa riga del primo. Ottimo il pressing qui. Recupera un gran pallone nella metà campo avversaria. E il pallone entra. Gol che vale doppio. Comprensibile la sua esultanza e quella dei compagni. Bravi e fortunati a trovare il gol al momento giusto. Ha dimostrato di avere la dinamite nel piede. Sembrava una distanza proibitiva, invece è riuscito a inquadrare la porta. Segnerà un gol pazzesco. Continua a offrire grandi palloni ai compagni. Perfetto oggi nei passaggi. Højbjerg. Harry Kane. Pallone profondo, pericoloso. Ottimo il tocco. Decisivo qui il tackle.
Aubameyang. Larsen regala il pallone agli avversari. Riconquista il pallone con un buon intervento. Occhio a Kane. E mette dentro il gol che vale doppio. E doppia è anche la frustrazione del portiere verso i propri compagni per non averlo protetto a sufficienza. Ha finalizzato alla perfezione un grande contropiede. Attaccante che si è involato verso la porta e non ha fallito. Winks. È un Minson. A metri per andare. Non ha lasciato scampo al portiere. Gol da due punti. Panchina che è saltata tutta in piedi, eh? Esultano anche i tifosi qui sulle tribune. Guardali. Il secondo gol nel giro di pochi minuti. Ci hanno preso gusto, Pierre. Hanno trovato nuovamente il gol della parità. La partita ancora molto da dire. Sciacca. Occhio a Pepe. Sbagliano qui i giocatori dell'Arsenal. Lo Celso. Serve Lucas Moura. È un Minson. Non è riuscito a sfruttare questa occasione. Poteva essere una buona opportunità. Ecco il replay che ci mostra nuovamente il gol del pari. Pallone che è uscito, sarà fallo laterale. Kane. Serve Lucas Moura. Si è gettato ancora. Invece di no, tuffo prodigioso. Occhio, nuovo bonus che va a ingolosire gli attacchi. Ogni gol infatti vale per tre. Cross verso il centro dell'area. Allontana bene David Luiz. Parità, risultato che fotografa alla perfezione l'andamento di un match che ha visto entrambe le squadre rendersi pericolose a più riprese. I tifosi hanno pagato per assistere. L'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto del calcio di rigore per spezzare la parità. Era a pochi metri dall'azione, ha potuto giudicare in maniera chiara l'intervento del giocatore. Mi pare ci siano dubbi. Chance dagli 11 metri per loro e l'arbitro tira fuori anche il giallo per il difensore. Attenzione, il pallone è lì. Ha trovato il gol in un momento particolare e la sua esultanza dice tutto. Eh sì, Pierre, non capita tutti i giorni di fare un gol che di fatto ne vale tre. Replay del gol, ecco. È stato rapido, ad avventarsi sulla respinta del portiere e a metterla dentro. Non vedo particolare colpe da parte dell'estremo difensore. Era stato bravo ad opporsi alla prima conclusione, poi i compagni devono dargli anche una mano, Lo Celso. C'è l'errore, palla recuperata. Larsen regala il pallone agli avversari. Occhio all'avanzata di Kane. E c'è il gol che vale doppio. Comprensibile la loro gioia. Difesa poco attenta nell'occasione, Devono fare meglio se vogliono evitare altre brutte sorprese. Hanno reagito bene, trovando subito il gol. Davvero una rabbiosa reazione, Pierluigi. Grande difficoltà difensiva qui. Grossa imprecisione di palla gol sprecata qui. Portiere che non si fa cogliere impreparato. È stato bravo a rimanere in piedi fino all'ultimo, Lo Celso. Occhio a Kane. C'è il vantaggio, attacca il Tottenham. Punta l'area, si libera a spazio. Prova a servire il compagno sul secondo palo. Ma che gol ha fatto! Non ci ha pensato due volte, ha fulminato alla grande il portiere. La regia ci ripropone qui l'azione del gol. Tutto è nato da questo...